No, intanto dico, voglio esprimere la mia soddisfazione di essere qui. È la prima volta che partecipo a una manifestazione dell'ERA e sono molto contento, devo dire. Secondo me ancora più contento oggi è Matteo Renzi, perché in meno di 2 anni è passato dalla rottamazione alla raccolta differenziata. E quindi mi sembra che sia stato un progresso abbastanza forte. Allora, nell'attesa che mi porto il testo che avevo, seriamente, me lo sono scritto, ma non capisco dove siano finite quelle che mi dovevano dare il testo. Ecco, dico, per fortuna, no? Per fortuna. Adesso comincio. Allora, no, seriamente adesso. Ho visto con estremo interesse l'esposizione precedente e devo dire che intervenire su questi temi della sostenibilità del territorio non è semplice. Mi ha molto facilitato l'analisi che abbiamo visto in precedenza, perché c'è un esempio di uno sforzo continuo, di uno sforzo progressivo, di un rapporto fra sostenibilità e territorio che è di grandissimo interesse. Qualcuno anche ha detto che questo rapporto si è perduto con la globalizzazione. La prima osservazione da fare è che non è vero. I modelli di crescita sono molteplici, ma anche le multinazionali, le grandi multinazionali tengono l'Apple, la Samsung, la Huawei, sono sparsi in tutto il mondo, ma mantengono uno strettissimo rapporto con il luogo e con la filosofia d'origine. La Silicon Valley, l'Apple, ancora tutto è lì, a Shenzhen la Huawei, a Seoul la Samsung, e la caccia ai costi più bassi avviene soprattutto per le funzioni standardizzate, decentrabili, anche la ricerca lo può essere, ma sempre con una filosofia di base che rimane legatissima al territorio del progetto iniziale. C'è una sola eccezione in questo strano mondo, che è l'economia finanziaria. I traders, i grandi traders, eccetera, si collocano vicino ai mercati finanziari, no? Nella follia dell'oggi, no? Pensate al classico esempio di vicino a Wall Street a New York, in un villaggio che non mi ricordo neanche più come si chiami, credo Red Brick o qualcosa di questi nomi un po' strani, che da 700 abitanti è diventato un grande centro con 500 matematici, computer enormi, per essere un secondo prima, anche un secondo, un millesimo di secondo prima a dare gli ordini per gli acquisti e le vendite finanziarie. Ecco, questi sono senza territorio, cioè il loro territorio è dove c'è il mercato di Wall Street, non hanno né corpo né anima, insomma, ma il resto dell'economia mondiale, anche quella più avanzata, ha ancora un rapporto con il territorio. Naturalmente ci sono dei settori in cui questo è ancora più forte, ancora più importante, lo abbiamo visto prima, come vi sia una fortissima responsabilità in un'azienda come ERA, perché la sua struttura è una struttura assolutamente più complicata delle altre, no? C'è una impresa quotata, però con una maggioranza pubblica, quindi con un rapporto con gli stakeholders, cioè con la comunità locale, con, in questo caso con le comunità locali, che evidentemente è complicata, e perché è chiaro che gli interessi sono ovviamente, non dico divergenti, ma difficilmente componibili, no? Il sindaco Merola non l'ha detto con brutalità, ma cosa vogliono i sindaci? Vogliono l'aumento degli investimenti, vogliono l'abbassamento delle tariffe, e quindi certamente hanno un problema di una dinamica che si inserisce in modo
per sua natura competitivo con quello di un'azienda, e lo sforzo di comporre che noi abbiamo visto prima è uno sforzo di straordinaria importanza, perché è una mediazione necessaria che si fa in una società come quella di oggi, ed è importante che sia fatta in avanti, cioè con il progressivo affinamento dell'attività, no? Con la differenziata, eccetera, eccetera, si avanza in modo che si può meglio accontentare il desiderio e gli obiettivi dello stakeholder, e questo è un continuo obbligo di un'azienda come l'era, cioè quello di affinarsi, e lo sarà sempre più in futuro, in modo da poter trovare quello spazio che rende compatibile un rapporto con le autorità locali, con le comunità locali, e che possa in modo abbastanza non conflittuale mettere insieme questi obiettivi. E certamente i dati che ho visto precedentemente sono dati abbastanza interessanti, perché oltre 300 milioni di investimento e un coinvolgimento progressivo degli stakeholders, l'azienda cerca quello spazio che, di progresso, che è indispensabile per la mediazione. Ecco, naturalmente è chiaro che si è visto anche che coloro che sono più aperte sono le imprese che poi guadagnano di più. Uno potrebbe anche fare la correlazione inversa, che sono le imprese che guadagnano di più, che si permettono, che possono permettersi davvero di avere un rapporto più aperto con la comunità. Però questa è una correlazione che è certamente importante ed è certamente da tenere presente. Naturalmente è chiaro che in una comunità come quella bolognese, anche se l'azienda va ben oltre, ma in tutto il territorio ricoperto dalla ERA, il problema dei rapporti delle imprese con la società, che è stato il tema un po' su cui mi è stato detto di riflettere per qualche minuto, tocca non solo le società dei servizi come questa, ma tocca moltissimo le imprese manifatturiere, che sono la nostra ricchezza, che sono veramente anche in questo periodo le imprese manifatturiere, pur nella crisi, sono quelle che tengono a galla il sistema. E c'è fortunatamente negli ultimi anni un'idea di ritorno dell'importanza della manifattura, in cui tutto sommato, nonostante i nostri problemi, siamo relativamente forti rispetto agli altri paesi. Certo, con questo ritorno della manifattura diventa non casuale, ma abbastanza comprensibile il ruolo sempre crescente, non solo politico ma anche economico, anzi ancora più economico, che la Germania ha in Europa. Ed è qui un esempio di estremo interesse. La Germania ha proprio nel suo DNA, nel suo sangue, un rapporto con il territorio estremamente forte. Noi la pensiamo una struttura che ha organizzazioni di ricerca astratte, generale, non è assolutamente vero. Non è la manifattura tedesca un movimento spontaneo che viene dall'alto, ma una struttura territoriale, ma con un'osservazione profondamente coordinata a livello nazionale. E questo è quello che in Italia manca. Cioè, com'è il sistema di ricerca e di innovazione, no? Abbiamo un istituto per la scienza teorica che è il Max Planck, così, che sarebbe il nostro CNR tradizionale. Poi sotto abbiamo un istituto che si chiama Fraunhofer, che è la forza che manda avanti l'innovazione dell'industria tedesca, che è nazionale, con 18.000 ricercatori, ricordatevi, 60 sedi nel territorio, 60 laboratori li chiameremo, e finanziata 30%, un terzo dal pubblico, due terzi dai contratti che ha con le strutture produttive, e con anche delle filiali a livello internazionale, ne ha 5 negli Stati Uniti e una in Italia, non a caso
a Bolzano, no? E questo per dire, attenzione, il legame col territorio non è mai un legame spezzato, casuale, così che una singola città possa tenere da sola. La città ne deve, la deve specializzare, orientare, ma c'è bisogno di una macchina di sviluppo organizzativo generale. E cosa fanno questi laboratori? Si specializzano nella innovazione che più è presente nella zona, e qui arriva il rapporto con il territorio. Ad esempio circuiti integrati, meccanica, studio dei materiali per la meccanica, tecnologie specializzate di ingranaggi, energia eolica ed energia ambientale, trasporti, tecnologia chimica, e continuiamo. 60 laboratori, voi capite che c'è un'articolazione che copre ampiamente tutto il sistema produttivo, con un'altra caratteristica di triangolazione che da noi è estremamente difficile, nonostante i singoli atti di buona volontà, che è con la università. Estremamente difficile perché l'università si regge su strutture standardizzate, burocratiche, difficilmente riformabili dall'interno, quindi con, in cui ogni rapporto con l'esterno ha bisogno di una faticosissima, di un faticosissimo sforzo di adattamento. E da noi quindi è molto raro il rapporto fra imprese e università, e mentre invece anche l'esempio tedesco, che pure esempio sistematico, ci dimostra che o si lavora con una flessibilità dei vincoli che l'università e le strutture pubbliche hanno, oppure diventa difficile da lavorare. Eppure questo è assolutamente indispensabile per il nostro futuro. Contano certo gli incentivi pubblici, ma noi abbiamo la testa che gli incentivi siano fondamentali. Gli incentivi sono fondamentali per attrarre qualche caso speciale, ma la vera attrazione dell'industria è proprio un rapporto territoriale su tutti gli aspetti sistemici. Ho citato prima la ricerca, e il secondo è quello, sempre che riguardano le risorse umane, il secondo riguarda la scuola. E per dare futuro allo sviluppo industriale locale, e anche qui noi abbiamo esempi che ho trovato di grandissimo interesse, e non è un caso che anche nella proposta di riforma e di rilancio della scuola tecnica bolognese siano due imprese tedesche che l'hanno fatto, cioè la Lamborghini e la Ducati. I nomi sono italiani, ma la proprietà tedesca, e influenzati dal loro sistema, lo propongono tale quale nell'area bolognese, cioè la creazione di una struttura, di una classe che saranno poi due, tre o quattro, di ragazzi che si specializzano nelle tecnologie che saranno importanti per il futuro di questa impresa, e che sono vitali per poter mantenere l'azienda sul territorio, con anche metodi diversi, cioè in cui fisicamente il ragazzo avrà 6 mesi di alternativa negli ultimi 2 anni, se ho ben capito, perché anche il progetto 6 mesi di alternativa fra scuola e impresa. Ecco, allora voi capite che il discorso del rapporto col territorio non è mica un discorso astratto, no? Di grandi principi, perché qui, perché ci vogliamo bene, ma è un discorso concreto di creazione delle strutture che ti mantengono il futuro della impresa, che te lo garantisco. E guardate che faccio questo discorso con una modo accorato, perché diventa poi indispensabile questa preparazione di risorse, e ripeto il discorso, l'esempio che ha fatto Lamborghini Ducati dovrebbe essere moltiplicato almeno per 10 di scatto, subito, non nel tempo, perché questo diventa indispensabile quando, e lo è stato anche nella era, quando improvvisamente abbiamo dei cambiamenti di tecnologia che hanno bisogno di un adattamento velocissimo.
E noi nella meccanica, nella grande meccanica bolognese e di tutto il nord-est in cui l'era perché fin da Pesaro c'è uno sviluppo, fin da Pesaro a Trieste abbiamo uno sviluppo industriale abbastanza simile, quando c'è un grande cambiamento di tecnologia. E noi siamo di fronte a un cambiamento di tecnologia impressionante, cioè nella meccanica, ad agio, dalla tecnologia in cui si prende il pezzo di metallo e lo si scava, si passa alla tecnologia cosiddetta additiva a tre dimensioni, in cui il pezzo viene fatto con un computer che può essere guidato da lontanissimo, è per questo che faccio un discorso molto accurato sul problema della comunità. Un computer e una macchina che dalla polvere di minerali diversi costruisce il pezzo, quindi gli può fare tutti i buchi, tutti gli ingranaggi, tutte le cose possibili e immaginabili, che invece fatte con il tradizionale fresa, tornio e cose di questo genere hanno un contributo di mano d'opera quattro volte tanto. Noi siamo davanti a una rivoluzione organica di questo tipo. E quando sono arrivato a questo problema tre mesi fa, in una riunione pubblica, sono andato l'altro giorno in Cina, a una riunione che non c'entrava nulla con la tecnologia, perché era una riunione così di strategia generale, e ricevo subito l'invito per il grande convegno chiamato 3D, cioè della nuova industria a tre dimensioni, quella additiva, no? Che chiamano anche fotocopia, no? Perché è come se voi metteste della fotocopia sopra, e con 600 partecipanti, 300 imprese, migliaia di partecipanti attivi, migliaia di partecipanti interessati. Cioè, stiamo attenti, no? Che quando il problema, voglio dire, di creare delle strutture locali che stiano a livello di questi cambiamenti mondiali diventa assolutamente indispensabile per la futura struttura del nostro paese, perché è lì che noi abbiamo la priorità. Prima, naturalmente è chiaro che c'è un'evoluzione, prima erano nati i distretti con tantissime piccole imprese quasi artigianali e bastavano per lo sviluppo di allora. Adesso bisogna che ci siano delle imprese guida che abbiano questa ricerca e attorno a loro la completa, come abbiamo visto riguardo all'era, la completa rivoluzione dei rifornitori. Cioè non possiamo più avere rifornitori che abbiano dimensioni insufficienti o tecnologie insufficienti, ma dei fornitori grandi, specializzatissimi, che forniscono tutto il mondo e che creino quella robustezza di sistema locale che è indispensabile per il rapporto sano con il territorio. Ecco quindi i problemi che noi abbiamo davanti nell'economia, nel rapporto con il territorio. E come vedete il problema, il 90% del problema è la qualità delle persone, è il bilanciamento delle persone che noi abbiamo qui. Qualcuno dice che è una mia mania, ma voglio dire, ognuno poi nasce anche con delle manie, ma io ritengo che il problema della istruzione tecnica del XXI secolo sia il 90%, dia la soluzione al 90% dei nostri problemi. Cioè, anche se in modo provocatorio, ho detto e ripeto che la ricchezza della nostra città e della nostra area non l'hanno fatta gli economisti o gli avvocati, l'hanno fatta i periti e gli ingegneri, perché loro sono riusciti. E adesso però nel XXI secolo occorre il gradino in più, preparato nel modo organizzato con cui io ho parlato prima. Ecco, questi sono i problemi che mi emergevano, anche che mi ritornavano quando ho sentito i discorsi di prima. Certamente è chiaro che tutto questo ha un'altra condizione, cioè questo è molto importante, di cui potremmo approfittare, non solo questo tipo di organizzazione produttiva, ma anche molto importante la qualità della vita, cioè la nuova generazione si dirige soprattutto dove la qualità della vita è superiore, e qui credo che tutto sommato la reggiamo bene, insomma, no? La reggiamo bene, no? Almeno dalla massa di persone che i
low cost ci portano, vuol dire che tutto sommato siamo ancora attrattivi per chi vuol passare qualche ora interessante nella sua vita. Ecco, termino con un'ulteriore riflessione sulla responsabilità sociale di impresa, che è prima di tutto quella di far bene l'impresa, no? Tanto per essere chiaro, qualcuno usa la responsabilità sociale per giustificare le inefficienze o le curve fatte poco bene, insomma, no? Questo è un primo problema. Ma poi in tutto questo quadro degli stati di progresso tecnico per sopravvivere abbiamo bisogno di alcuni obiettivi bilanciati: obiettivo economico, obiettivo sociale e obiettivo ambientale. L'obiettivo economico l'ho già affrontato, no? Il problema della società di interesse pubblico operante a livello locale e soprattutto che provvedono a beni essenziali come il gas e l'acqua, sarebbe quello di abbassare le bollette, ma questo cosa volete fare? Non ho voce in capitolo in materia. E è quello proprio di armonizzare gli interessi locali con gli interessi generali. Dal punto di vista societario, dal punto di vista sociale, il problema anche qui è quello che io chiamo compromesso, il grande compromesso fra lavoratori, clienti e azionisti, che è un problema che non può essere qui, chiaro che c'è, varia da momento a momento, da situazione a situazione, c'è una regola generale che non può essere ottenuto senza un certo dialogo, no? Cioè, mentre un tempo la metodologia era quella di farsi i cavoli suoi, no? E nascondere le cose, adesso la metodologia è una società diversa, è totalmente cambiata, e quindi anche le tariffe del mercato e dei rapporti fra lavoratori, clienti e azionisti deve essere fatto in modo aperto. Perché esiste ed esisterà sempre un dilemma fra le tariffe elevate o meno elevate e la distribuzione dei dividendi. I comuni, come tutti gli azionisti, vogliono dividendi, e quindi questo equilibrio fra profitto, efficienza, tariffe e qualità del servizio è uno dei problemi di carattere fondamentale. Ultima osservazione, mi scuso per la lunghezza di queste mie riflessioni, riguarda il problema dell'economia di scala, no? Nell'azienda di servizi noi siamo partiti con l'idea che tutto sommato più piccola era l'azienda, meglio era. Ci accorgiamo adesso che per gli acquisti, per come vanno i mercati internazionali dell'energia, per la necessità di organizzazione, di automazione, di cose di questo genere, l'economia di scala contano. E quindi è chiaro che senza conoscere dei particolari tecnici, io ho visto con estremo interesse, estremo favore il fatto che prenda una zona territoriale più ampia. Ecco. Questo però significa un grandissimo sforzo di armonizzazione e, dato i discorsi che abbiamo fatto prima, quello di non avere figli e figliastri, cioè un rapporto molto complicato fra le varie comunità locali, per armonizzare la necessità di economia di scala che nel mondo di oggi trovo indispensabile e i problemi che noi abbiamo visto prima. La mia predica è finita, vi ringrazio. Magnifico rettore, cari professori, cari studenti e autorità, per me è davvero un piacere e un onore essere qui a inaugurare, a contribuire all'inaugurazione dell'anno accademico di questa prestigiosissima università. Io dovrei parlare appunto della sfida globale, del ruolo della conoscenza in un momento veramente difficilissimo da capire, per cui in questi brevi minuti
che precedono l'analisi che sarà fatta poi di Joyce, che sarà più divertente del mio discorso. Io vorrei semplicemente darvi il riassunto, che è questo: se non sei confuso vuol dire che non hai capito nulla, perché la situazione di oggi è proprio una situazione di questo tipo, no? Di un movimento talmente convulso, talmente confuso, per cui vi darò alcuni accenni, alcune impressioni, ma il legame organico sarà chiaro, credo, fra non poco tempo. E il legame poi fra questo cambiamento della globalizzazione e lo sviluppo della conoscenza è sempre più stretto, sempre più correlato la forza di un paese con la conoscenza, con l'università, ma i modi anche questi stanno rapidamente cambiando, per cui anche sotto questo aspetto la confusione regna sovrana. Ma prima di tutto voglio fare una riflessione generale che credo in ambito universitario sia importante, sulla quale sto riflettendo e che mi preoccupa moltissimo. Cioè, questa globalizzazione in tutto il mondo ha una caratteristica non aspettata, cioè il mondo procede con un ampio e diffuso desiderio di autoritarismo, cioè negli schemi dell'evoluzione dei vari paesi la tendenza verso un accentramento dell'autorità è un fatto estremamente rapido ed estremamente diffuso. Cina, già paese con una notevole concentrazione del potere negli ultimi tempi, l'ultima presidenza, ha in sé non soltanto il comando assoluto dell'esercito, del partito, del governo, ma di tutte le varie commissioni militari, economiche, civili, e la concentrazione dell'organo decidente, del partito, dell'organo ristretto, è sempre più forte e sempre più pervasiva nella società. D'altra parte, anche in modo, se volete, comprensibile, un paese che si programma nei prossimi 10 anni di urbanizzare 200 milioni di persone, chiaramente è un paese che nello stesso tempo accetta o desidera una centralizzazione del potere, no? Cioè, io riassumo questa tendenza che riguarda un quinto dell'umanità, non è che riguarda un paesino, no? Un quinto dell'umanità è un po' come il discorso dell'inverso del gatto pardo, no? Nel gatto pardo tutto doveva cambiare a ciò che tutto rimanesse uguale, a Pechino tutto deve rimanere fermo e uguale a ciò che la società sotto possa cambiare. Ma lo stesso sta avvenendo in India. Il primo ministro Modi ha progressivamente accentuato il potere anche qui con lo stesso discorso di ragionamento, no? Un paese con tante lingue, tante religioni, tante diversità, tante caratteristiche, ha bisogno di un forte potere concentrato. Altri paesi asiatici, nelle Filippine, il presidente Duterte ha ingaggiato per altri motivi, no? Per una lotta contro il narcotraffico, mettendo a morte 1.500-2.000 persone solo nella prima fase, applauditissimo da tutto il popolo e accentrando il potere. È chiaro che in questa analisi non può mancare anche la Turchia. Quando Erdogan venne al potere, io ero tra coloro, ero già nella carriera politica, ero tra coloro che lo accolsero con grande gioia, perché era l'occidentalitore del partito, che però avrebbe tenuto l'esercito nel suo ruolo e avrebbe quindi completato la rivoluzione di Atatürk in senso democratico del paese. E
successivamente le evoluzioni politiche, che non sto ad analizzare perché, ripeto, voglio fare solo un breve intervento, hanno portato a una situazione per cui il 16 aprile vi sarà un referendum da trasformare questa Repubblica, come detto, Repubblica Democratica, in Repubblica Presidenziale, e vediamo come va a finire. Proseguirei con l'Egitto e con nei paesi africani, in cui tutte le statistiche ONU alla fine giustamente si rallegrano perché sono aumentate i paesi che hanno elezioni democratiche, ma la grande trasformazione è che una volta eletto il capo di Stato richiede che le elezioni diano diritto alla proprietà dello Stato, alla proprietà del paese, per cui le tensioni che abbiamo in questo momento in Africa sono soprattutto di presidenti che contro la Costituzione vogliono rimanere al di là del loro periodo di potere, cioè anche qui una tentazione. Infine è chiaro l'evoluzione degli Stati Uniti d'America, straordinaria perché del tutto in attesa, con un voto popolare verso la persona che promette di concentrare un potere in modo da creare l'America first, l'America soprattutto, e togliere le due grandi paure dell'immigrazione e della povertà, della perdita di lavori, della concorrenza cinese, della della globalizzazione, che turbavano e turbano il popolo americano, cioè la centralizzazione del potere come una situazione che calma il paese, tranquillizza l'opinione pubblica. Questo ha un ruolo assolutamente importantissimo in questa evoluzione del mondo e trasforma tutta la società. Certamente tocca anche evidentemente la università, la tecnologia, tutta questa trasformazione viene fatta attraverso un fortissimo sforzo di concentrazione anche intellettuale. Tra l'altro abbiamo negli Stati Uniti delle pubblicazioni estremamente interessanti, come nella politica universitaria noi abbiamo sempre più una differenziazione fra le università di serie A e le università di serie B, con tutte le conseguenze sulla distribuzione del reddito, su tutti questi aspetti, ma proprio come una concentrazione anche qui di potere, in questo caso intellettuale, per affrontare il fenomeno della globalizzazione. E evidentemente estremamente equivoco, estremamente complesso, proprio perché in tutti i manuali, in tutti gli studi che noi abbiamo, proprio lo strumento di uguaglianza, di equalizzazione della società, lo strumento principale è proprio la scuola, a tutti i livelli, è estremamente interessante come sfida politica, sfida tecnologica, quindi sfida culturale, vadano insieme in questo mondo. Ritornando un attimo all'analisi appunto di questa grande concentrazione del potere, è chiaro che in questo quadro mondiale noi abbiamo avuto delle evoluzioni estremamente forti, estremamente importanti. Tanto dal dualismo della Grande Guerra Fredda, Unione Sovietica e Stati Uniti, siamo passati al periodo del cosiddetto secolo americano, in cui l'articolo di politologia più famoso era proprio la fine della storia, e diceva che avremmo avuto un secolo totalmente americano. Successivamente la guerra dell'Iraq, tutta una serie di errori politici hanno di nuovo messo in ballo la situazione. Adesso abbiamo
di nuovo un quadro ancora in evoluzione col discorso America First. America First non è un discorso equivoco, è un messaggio di diversità che viene dato al mondo. E supremazia quindi militare, produttiva e soprattutto supremazia tecnologica, con uno sforzo nella ricerca enorme, con una attrazione, questo è un fatto estremamente fondamentale, con un'attrazione di cervelli da tutto il mondo e quindi con una concentrazione successiva di questo fenomeno, di polarizzazione. E naturalmente America First, cioè suprema nei confronti di chi? E qui il quadro è estremamente interessante. In questa prima fase il colpo è dato all'Europa, in un modo del tutto duro e del tutto inaspettato. Cioè non è che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, gli Stati Uniti abbiano sempre fatto una politica di aiuto e di incoraggiamento all'Europa. Nella prima fase della storia hanno fortemente aiutato la nostra evoluzione dal piano Marshall e nei 3-4 decenni dopo la nostra evoluzione, il nostro progresso. Negli ultimi 20-30 anni questa amicizia è sempre proseguita, ma quando ci sono state le crisi economiche, le tensioni finanziarie, non è che ci sia sempre stato un grande amore nei confronti dell'Europa. Cioè, per riassumere, nella ultima generazione gli Stati Uniti hanno sempre voluto che l'Europa nuotasse, ma che ogni 4-5 bracciate bevesse un poco di acqua, insomma. E però qui negli ultimi tempi il messaggio è cambiato, in un modo assolutamente imprevisto. Cioè Trump prima di tutto ha lodato l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, augurandosi la continuazione di questo sfaldamento, e ha colpito l'Unione Europea nel modo politicamente, scientificamente più efficace e più duro, cioè dicendo agli europei siete schiavi dei tedeschi e dicendo ai tedeschi voi schiavizzate gli altri. Cioè un senso di penetrazione nella politica europea che era assolutamente inaspettata. E chiudendo anche questo aspetto, attraverso l'accordo con la Russia, no? In modo da rompere una possibilità di evoluzione successiva dell'Europa. Io non credo che ci sia stata una volontà contro l'Europa in quanto tale, ma vedendo la debolezza, vedendo la situazione e la convenienza di un accordo con la Russia, soprattutto per affrontare i problemi del Medio Oriente con l'unica soluzione che può avere una possibilità d'accordo di successo, cioè l'accordo Stati Uniti-Russia, ha messo insieme tutto questo aspetto e ha proceduto verso questo cambiamento totale della politica. Diverso è America First nei confronti della Cina, perché la Cina va forte, la Cina si presenta. Allora abbiamo una politica contraddittoria, cioè l'aspetto iniziale è stato l'attacco americano al trattato commerciale del Pacifico, che era stato fatto da Obama per escludere la Cina, comprendeva 10 paesi ma escludeva la Cina. Quindi l'aver ripudiato questo accordo è stato un grande favore al governo cinese, seguito immediatamente da un'apertura di fiducia col Giappone, che ha profondamente irritato la Cina, addirittura con il riconoscimento di Taiwan, che è la bestia nera della politica cinese. Ma arrivati a questo punto, marcia indietro, perché la Cina è forte, marcia indietro, e quindi la dichiarazione solenne del riconoscimento di una sola Cina. Voi vedete,
per quello che vi ho detto quanta confusione e quante difficoltà di comprensione vi sono, no? Però con questo cambiamento che è indubbiamente enorme. La Cina, che è, perché la Cina in questo momento viene, non dico rispettata, ma comunque c'è una politica di prudenza nei confronti della Cina? Perché la Cina sta diventando estremamente forte. Il prodotto cinese ha raggiunto quello americano, naturalmente essendo 5 volte gli abitanti in più, vuol dire che il reddito pro capite è 1/5, però rimane diventa una grande potenza, una capacità di progresso nella tecnologia enorme. Noi europei lo sottovalutiamo, noi italiani ancora di più lo sottovalutiamo, crediamo che in Cina ancora sia un paese a basso livello di presa di tecnologia. Abbiamo visto, ho sentito che anche l'Università di Padova sta facendo accordi con la Cina, ha insegnato 6 anni, negli ultimi 6 anni alla Business School di Shanghai. Vi assicuro l'incredibile cambiamento della società, con tutti i problemi che questo ha, no? Con una consapevolezza che io chiamavo per riassunto imperiale, assolutamente crescente, no? 6 anni fa, quando i miei studenti mi chiesero di definire in 3 parole cosa pensavo del futuro della Cina, in 3 parole non era facile, io ho detto ma io voglio a growing cooperative China, una Cina che cresce in modo cooperativo. Bravo professore, bravo. E quando me l'hanno richiesto nell'ultimo anno di insegnamento, io ho dato la stessa risposta. Non è stato bravo la reazione, è stato ma cosa vuol dire cooperativo? Che noi dobbiamo rimanere sempre sotto il vostro controllo, cioè una gioventù che cambia totalmente, che sta assumendo un fortissimo senso del controllo della storia, con azioni politiche completamente diverse da quelle americane, ma con un'enorme forza, cioè la Via della Seta, che in teoria è un grandioso progetto di legame fra l'Europa e la Cina, in pratica soprattutto un legame fra la Cina e tutti i paesi circostanti. E i più grandi investimenti della Via della Seta sono nel porto di Bandar Abbas in Iran, e nei porti del Pakistan, e in Kazakistan, in Kirghizistan, cioè ricordiamoci che questa politica regionale si rivolge a un continente che è più della metà degli abitanti del mondo, non è che sia una cosa secondaria. Un accordo inoltre con le Filippine, con il Vietnam, cioè una riorganizzazione. E dal punto di vista scientifico, un sforzo nella istruzione impressionante, assolutamente impressionante. Insomma, no? La Cina è ossessionata, mi farà un po' ridere, ma un po' alleggeriamo l'atmosfera, è ossessionata dal fatto di spendere tanti soldi comprando anche l'Inter e il Milan, e questo forse è l'inizio della fine della Cina, ma questa è un'osservazione un po' marginale, ma ossessionate dal spendere tanti soldi nel football e di non avere risultati internazionali, in un seminario mi chiesero qual era la mia spiegazione. I brasiliani sono bravi perché i ragazzi al pomeriggio fanno giocare al pallone, siccome i vostri studiano matematica è difficile che possano giocare al pallone, no? Questo non si possono avere le due cose, ma a parte gli scherzi, un investimento enorme, prima nell'invio soprattutto di studiosi all'estero che rimanevano all'estero, poi ormai sono ritornati in massa, e quindi una qualità di università elevatissime, anche qui col sistema americano, però quelle più elevate, di serie A e di serie B, differente da paesi dell'Europa continentale in cui questa differenziazione è meno accentuata. Questa è una cosa da tenere presente, cioè il colosso alternativo rispetto alla
rispetto agli Stati Uniti nasce con alcuni fatti mentali totalmente uguali a quelli della ponente. E così, ad esempio, sul problema del welfare, sul problema della assicurazione delle malattie, su questi casi è molto più vicino allo schema americano che non allo schema europeo, ed è estremamente interessante, perché è chiaro, tutti pensano che un paese comunista avrebbe dovuto crescere su questi sistemi, ma la crisi europea, la nostra difficoltà di essere punto di orientamento, no? Punto di riferimento, impedisce di dare al mondo anche le più grandi conquiste che noi abbiamo fatto, perché il welfare state è la più grande conquista che l'Europa nello sciagurato secolo scorso di guerre mondiali ha fatto, no? È la grande conquista positiva. Bene, la nostra crisi non riesce ad esportare anche questo. E naturalmente la ricerca, l'innovazione cinese ha anche un grande risvolto nel settore militare, pur avendo un livello di spesa estremamente inferiore agli Stati Uniti. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti spendono ancora il 40-45% di tutta la spesa mondiale nella difesa. La Cina sta crescendo, ma anche qui con un'applicazione di cervelli impressionanti, cioè alla Marina, all'esercito e all'aviazione hanno aggiunto una quarta armata, che è la cibernetica, la guerra della cibernetica, che sta cambiando e cambierà totalmente la strategia mondiale verso orizzonti che noi nemmeno conosciamo, ma che vengono discussi quotidianamente in Cina. Ecco allora questo rovesciamento del mondo, no? Questo rovesciamento culturale. Sono partito dall'osservazione politica, ma evidentemente il nesso può anche essere non così stretto come l'ho fatto io stasera. Sono solo degli impulsi intellettuali che la sede universitaria possono essere utili a una discussione, ma certamente è un rivolgimento del mondo quando a Davos noi abbiamo il più grande paese comunista che parla in favore del libero scambio e il più grande paese capitalista che parla in favore della protezione. Ecco, vuol dire che o sbagliava prima o sbagliamo adesso, insomma, no? qualcosa di incongruente c'è. Ecco, queste sono ultima riflessione, scusate, sono stato troppo lungo, l'Europa su questo. Perché l'Europa? L'Europa è debole perché è divisa, non perché sia stato un errore l'unificazione europea, anzi, come dissi già qui a Padova, nella penultima volta in cui avevo occasione di parlare, guardate che l'Europa si trova nella situazione identica all'Italia del Rinascimento, cioè noi eravamo leaders del mondo, tutti gli stati italiani erano leaders del mondo in tutto. È venuta la prima globalizzazione, cioè la scoperta dell'America, e non ci siamo messi assieme, nessuno dei nostri stati sapeva più, era in grado di costruire le grandi caravelle, e siamo scomparsi dalla carta geografica per quattro secoli. Siamo andati alla Salaria di Venezia, una cosa fantastica, ma ci sono solo le possibilità di fare le navi piccole. Ora, la divisione di oggi ha fatto sì che noi non siamo in grado di fare le nuove caravelle nella seconda globalizzazione. Le nuove caravelle sono Apple, Google, Alibaba, è tutto cinese, tutto americano. Ecco allora il problema della reazione europea, no? Che non capisce questo, non capisce per l'eredità dei paesi nazionali il mondo, la nuova globalizzazione, il futuro. Questo è il dramma. Qualche segno meno pessimista c'è stato recentemente, di fronte proprio in reazione agli attacchi di Trump. La cancelliera tedesca l'altro giorno ha detto: ma proviamo l'Europa a più velocità, che è un termine ambiguo. Ci sono due interpretazioni di questo. La prima, quella che noi stessi, lo stesso avevo spinto in avanti tanto, visto che non riusciamo a creare velocemente un'unità, però creiamo delle cooperazioni nei settori in cui si può. Quindi è la velocità in un settore che può essere la politica sociale, può essere la politica culturale, la ricerca, l'università, e andiamo avanti in questo. C'è un altro concetto che fa parte anche della buona quota di cultura
cultura tedesca, creiamo la kernel Europa, cioè l'Europa nocciolo attorno alla Germania, e poi gli altri si arrangiano. Io interpreto le parole della cancelliera nel primo modo, non perché voglia essere ottimista, ma proprio perché ha più volte spiegato la volontà di andare avanti in questa direzione. E inoltre, vedete, noi abbiamo di fronte delle elezioni complicate in Europa. Abbiamo le elezioni olandesi fra poche settimane, ma soprattutto quelle francesi a maggio e quelle tedesche a settembre. C'è la possibilità, dimenticavo prima un'altra osservazione, scusate, l'ho dimenticato, ma serve. Anche i nuovi partiti populisti hanno un concetto di accentramento come nella evoluzione politica che vi ho detto, cioè in Francia, in Italia, eccetera, c'è sempre un capo indiscusso. È estremamente interessante, no? Questa similitudine che c'è. Chiudo la parentesi, ma siccome mi ero dimenticato, non ve l'ho aggiunta. Ecco. E vi dicevo, il concetto della velocità, ritengo questo, e in questo anno delle elezioni, no, che abbiamo, io sono abbastanza ottimista, penso che le forze che tendono a operare insieme in Europa possano prevalere. Se il candidato francese sarà Macron, è l'unico veramente europeista dell'ultima storia francese, no? Addirittura si è preso come consigliere economico il professore Pisani-Ferry, che era l'alter ego di Padoa-Schioppa, quando fortemente pro-europeo, e in Germania è quasi sicura la rielezione di un governo socialdemocratico democristiano, con probabilmente una maggior, anche se è ancora probabile che vinca la Merkel, ma probabilmente una maggior forza di un candidato che è stato presidente del Parlamento europeo. Quindi io non vedo una rottura come molti vedono, vedo anzi questo senso di necessità di ripresa data dalla sfida americana. Però vedo anche che nei prossimi mesi, fino a che le elezioni non saranno fatte, ben poco si farà in Europa. E quindi avremo ancora questo svantaggio di andare a velocità lenta in un mondo che va invece velocissimo. Ecco, questo è lo stato, l'analisi che volevo fare, no? Ne mancano tanti pezzetti perché ci sarebbe voluto molto tempo, ma io credo che possiamo avere degli strumenti di riflessione che ti possono aiutare a capire il futuro. Grazie. L'attività istica è fondamentale. Allora, spero di essere già amplificato. Volevo dire buonasera a tutti. Volevo ringraziare moltissimo il Presidente Prodi. Abbiamo l'onore e il piacere di averlo oggi per il nostro ciclo di dialoghi sul futuro. L'ISPI organizza durante tutto l'anno questo ciclo di colloqui che sostanzialmente consistono in una allocuzione di una personalità e poi, come sapete, un question and answers al quale il Presidente gentilmente si presta. Noi abbiamo affrontato molti aspetti di questo prisma che è il futuro, insomma, devo dire, e l'abbiamo fatto dal punto di vista scientifico, tecnologico, economico. Ancora ultimamente abbiamo qui avuto Emma Bonino che ci parlava in suo dialogo sul futuro dell'Europa. Come non chiedere al Presidente Prodi, che ovviamente non presento perché la cosa è assolutamente superflua, cosa ci riserva il mondo per il futuro? Siamo evidentemente in una fase di transizione tra un ordine mondiale liberale, quello al quale eravamo abituati, che credevamo immutabile, basato su il primato dell'Occidente e quello del libero mercato, credevamo di poterlo esportare ad libitum. Ci troviamo in una fase di transizione dove tutto questo sembra essere messo in discussione. Qualcuno dice che stiamo andando già verso un nuovo ordine bipolare fra Stati Uniti e la Cina. Non è la mia opinione, forse ci si arriverà, ma insomma vediamo come, in che modo.
E questo però provoca comunque il fatto di vivere una stagione di incertezza, una stagione di incertezza che per noi europei è data, è resa ancora più drammatica o comunque ci lascia molto perplessi, perché anche i nostri ancoraggi tradizionali, che sono l'Unione Europea, la NATO, sembrano un po' ciechi, diciamo così, in quest'ottica. Cosa ci riserva il futuro, Presidente? La prego. Grazie. Sono molto contento di venire qui. Ma, prima di tutto ho tanti amici, poi soprattutto sono sicuro di dire cose che voi tutti già sapete, quindi è una specie di ripasso che facciamo stasera, no? 20 minuti di ripasso, poi ci discutiamo un po' sopra. E il titolo che mi ha dato l'ISPI è Gli equilibri geopolitici, ed è interessante perché già il titolo dice quello, i cambiamenti che facciamo, perché di geopolitica non se ne parlava più, c'era il problema della globalizzazione, c'era questo mondo che sarebbe passato verso, dopo la caduta del muro, con una situazione in cui i confini venivano meno, e geopolitica, a differenza di globalizzazione, richiama l'idea dei confini e era accompagnata dall'idea della democrazia trionfante. Ogni anno l'ONU pubblicava le statistiche di un numero di paesi in più in cui si facevano le elezioni, no? Poi come erano le elezioni o cosa succedeva dopo non importava, ma c'era questo grande discorso della democrazia. E il pilastro nuovo che avrebbe completato il sistema era Internet, era la nuova tecnologia, che sarebbe stato il collante tecnico di questo mondo globale e trionfante. E poi abbiamo avuto la crisi, le ben note ragioni della crisi non le sto a ripetere, la globalizzazione improvvisamente ha cominciato a creare, ad avere delle crepe. Le cause sono note, le elenco solo, no? Un aumento nel divario dei redditi, la paura, le due grandi paure, la paura della perdita dei posti di lavoro nell'Occidente e la terza paura, la paura della migrazione. No? Queste grandi paure hanno messo in crisi la globalizzazione e oggi quindi si ritorna al discorso della geopolitica come controllo degli spazi politici da parte degli Stati, un controllo stretto, un controllo rigoroso, come noi non pensavamo sarebbe ritornato ad essere nel nostro mondo. Controllo degli spazi politici, ma soprattutto degli spazi economici, perché la globalizzazione aveva messo in crisi i sistemi economici sociali. E allora comincia un cammino all'inverso che non è assolutamente solo di carattere economico, come ho detto prima, è nemmeno di carattere solo politico, ma è una trasformazione vera e propria del concetto di autorità e di Stato. Cioè, in 4 anni abbiamo avuto cambiamenti totali negli equilibri del potere politico del mondo. Ma io lo trovo impressionante, le ho seguite a uno, se voi partite dall'estremo est delle Filippine, Duterte, sapete come si sta regolando nel gestire la vita del paese. Poi andate in Cina, dove già l'autorità era fortissima e si è fortemente accentuata negli ultimi anni. Quindi in India Modi ha costruito degli aspetti in cui il peso della democrazia è certamente limitato. Non parliamo delle repubbliche dei paesi dell'Asia centrale, perché già lo erano. Poi veniamo alla Turchia, quindi alla Russia, poi Polonia, Ungheria, in un certo momento anche all'Italia, e il grande simbolo di questo cambiamento sono gli Stati Uniti,
in cui il desiderio di autorità ha affidato in modo inatteso a Trump. E pensate al cambiamento: quando Trump è diventato presidente, nei G20 era praticamente solo. Nel prossimo G20 non dico che abbia la maggioranza dei paesi, ma ne ha un buon nucleo con sé in pochissimi anni, perché non ha ancora finito il primo mandato. Ecco quello che sono i grandi cambiamenti, i cambiamenti diretti. E naturalmente il simbolo di questi, il simbolo, come, l'aspetto simbolico di questo cambiamento è certamente la Cina, no? La sua ascesa che ha rotto simbolicamente questi equilibri di cui vi ho parlato prima. L'ascesa della Cina, anche qui è inutile che ve la descriva, ma è un'ascesa di carattere economico prima di tutto, ancora una volta il primato dell'economia. La Cina oggi in questi pochi anni, in 15 anni ha superato prima l'Italia, poi la Francia, poi la Gran Bretagna, poi la Germania, poi il Giappone, ed è 75% del prodotto lordo americano, anche se ha 5 volte la popolazione in più, ma quindi si sta avvicinando ad essere il primo del mondo. E poi un riassetto anche politico-militare, adattandosi alla nuova geografia del mondo, cioè quella che io poi descriverò come le potenze regionali, cioè la Cina ha messo le mani sul Pacifico e sulle aree vicine. Le aree vicine, con la Via della Seta, una proposta economica, l'area del Pacifico riarmandosi e riarmando tutte le isole intorno a te. E ha affermato un ruolo chiaro. Anch'io, come ha detto l'ambasciatore, non credo al bipolarismo mondiale, credo però che noi andiamo verso un intoccabile potere della Cina nella zona del Pacifico. Cioè non si potrà mai parlare di Taiwan, di qualsiasi trasformazione di Taiwan. Perfino nel discorso di Hong Kong di questi giorni i cinesi tirano in ballo interferenze americane che non risultano quantomeno evidenti, ecco, proprio perché il discorso cinese nell'area regionale è un discorso che i cinesi non vogliono nemmeno toccare. La risposta americana è stata una risposta abbastanza particolare. Prima una strana risposta indiretta. Tre giorni dopo l'arrivo di Trump, ha denunciato il TPP, Trans-Pacific Partnership, che era una cosa costruita dagli americani stessi con tutti i paesi del Pacifico per isolare la Cina. E io non ho ancora capito a tutt'oggi perché sia stata, ma me la spiegherete voi, appunto, dicevo, siete più sapienti, perché l'abbia immediatamente denunciato, perché era il modo articolato di tentare di tenere la Cina in un suo bacino. E poi, dopo di questo ha aperto il discorso dello scontro frontale, usando il mercantilismo come lo strumento principe di una politica nuova, no? E è stato il primo momento del passaggio da una politica globale americana allo spezzettamento della sua politica in politiche bilaterali. Allora, con la Cina da questo lato, poi ha cominciato la saga famosa col Messico, poi con gli avanti e indietro tipici di Trump, poi con il Canada, quindi con l'Unione Europea, su cui torneremo poi. Perché questo? La prima risposta che viene generalmente data è perché con questo Trump aderisce e fa proprio gli interessi elettorali, no? Perché c'è il nemico ben precisato, l'elettore lo capisce benissimo, ma io
Io credo soprattutto perché gli Stati Uniti con questo ritengano di poter diminuire il loro peso come poliziotto del mondo, mantenendo una grandissima forza economica e politica come paese. Cioè c'è un effettivo disancoramento della politica precedente e quindi Trump in fondo aderisce a un fenomeno globale e guida un fenomeno globale del passaggio dalla globalizzazione alle politiche bilaterali. L'allarme parte dal Pacifico e parte contro la Cina perché diventava chiaro che con la globalizzazione la Cina avrebbe fatalmente superato gli Stati Uniti. Questo è quello che io penso. L'arresto della globalizzazione è un tentativo di arrestare questo processo. Poi nel dibattito vedremo se ci riuscirà o meno ad arrestarlo, ma il messaggio era assolutamente chiaro. Qui la globalizzazione nuova è il modo di far sì che i protagonisti più recenti della politica economica mondiale vincano di fronte ai protagonisti strutturati e soprattutto di fronte agli Stati Uniti d'America. Quindi è molto interessante perché io penso che questo fosse una paura ben diffusa, perché sulla politica di questo tipo contro la Cina non è Trump solo, ma è tutta la società americana, democratica, repubblicana, alti, bassi, medi, eccetera. Cioè il senso che la globalizzazione sarebbe stato lo strumento con cui la Cina avrebbe superato gli Stati Uniti. E quindi il passaggio nuovo tenta di evitare questo aspetto. E naturalmente però questo ha una conseguenza, che è la fine dell'illusione di costruire il nuovo ordine mondiale fondato sul diritto internazionale e sul libero commercio. E allora è chiaro che non è un caso che sia parallelo a un aumento di autoritarismo nel mondo, perché sono due fenomeni che vanno assieme. Ecco, oggi com'è la situazione di oggi? No? Questa è la storia, secondo me, che si è verificata. La situazione di oggi è che gli Stati Uniti restano certamente la più grande potenza mondiale, non c'è gara sotto l'aspetto militare, spendono ancora più del 40% delle spese militari totali del mondo, hanno una tecnologia avanzatissima, dispongono delle strutture della società di rete, eccetera, che aiutano fortemente questa prevalenza militare. Quindi ecco, ma si impegnano sempre in modo più diretto, indiretto nell'esercitare questo ruolo. Perché la Cina e a sua volta la Cina reagisce sapendo benissimo, per quello che conosco della Cina, che non può mai arrivare, perlomeno nel prevedibile futuro, ad avere una potenza militare concorrente con gli Stati Uniti, ma assolutamente non vuole che gli Stati Uniti interferiscano nei suoi affari interni, nella sua area di interesse regionale, e quindi, come vi dicevo prima, guai toccare Taiwan, guai toccare Hong Kong, guai toccare il mare cinese. Questo è diventato un must invincibile per la politica cinese. E questo nuovo aspetto però cosa ha fatto? Ha risuscitato adagio le altre potenze regionali. La Russia, che era assolutamente inesistente, di fronte a questa nuova realtà, di fronte poi al tentativo degli Stati Uniti di isolare anche la Russia, ha assunto un ruolo sempre più forte nella politica mondiale. Diverso da quello degli altri, perché la Russia rimane molto debole economicamente, no? E si è assunto più un ruolo di potenza regionale strettamente politica
e militare che non economica. Per dare un esempio, no? Fra la Russia, territorio immenso, con risorse potenziali fantastiche, ma la Cina cresce di una Russia all'anno. Questo è il dato che vi dà l'idea della diversità della, dell'aspetto economico. Eppure la Russia ha un ruolo di politica regionale paragonabile a quello della Cina. E qui si innesca un altro discorso di politica regionale che ci interessa moltissimo, che si chiama Turchia. La Turchia si è negli ultimi anni, lasciamo stare il discorso se ha avuto più torto l'Europa o la Turchia nei negoziati, però di fatto la Turchia è cambiata da paese desideroso di essere uno dei membri dell'Unione Europea in una potenza regionale e con tutti i limiti e la forza della potenza regionale. E qui abbiamo, secondo me, il futuro conflitto, perché io sono convintissimo che la Turchia abbia esagerato e che l'America abbia esagerato nel lasciare la Turchia andare, perché a questo punto la Russia non può non reagire, non può non reagire, perché entrambi, la Turchia vuole essere dominante nel Mediterraneo, la Russia vuole arrivare al Mediterraneo oltre le basi militari che ha già, ma secondo me arrivarci proprio in modo più massiccio. E la Siria non può che appoggiarsi alla Russia. Questo è l'incomprensibile dall'aspetto politico di quello che sta avvenendo in questi giorni, almeno lo vedo nel futuro, che la Russia non può che diventare il protettore. Quindi allora abbiamo già la potenza regionale cinese, poi avvicinandosi a noi quelle che ci interessano, due potenze regionali che sono la Russia, regionali in grande, la Russia e la Turchia, con un punto interrogativo. Lo sforzo dell'Iran di formare l'area sciita. Secondo me con questi ultimi avvenimenti è più debole, no? Riesce meno a fare l'area che dalla Iran arriva fino al Libano. Però esiste, è un cuneo inserito in questa zona delle potenze regionali e quindi ha un suo ruolo e una sua importanza. E poi c'è l'Africa, che non è entrata nell'area regionale, di potenza regionale di nessuno, ma che è oggetto di desiderio e di influenza politica di varie parti. A livello continentale solo cinese, ma in molte parti anche a livello europeo. Perché a livello cinese? E questo è uno dei punti fondamentali del futuro. Anche se la Cina, proprio la settimana scorsa, è stato un rapporto nell'ambito della Cina che hanno raggiunto la sostanziale autosufficienza nel riso e nel grano, cosa impressionante da dire, però rimane un enorme importatore di oli vegetali, di soia, di nutrimenti per animali, di tutte queste cose. E in poche parole, la Cina ha il 6-7% delle terre arate del mondo e il 20% della popolazione. Quindi l'Africa e l'America Latina sono interesse fondamentali come garanzia del futuro della Cina. Nulla di simile per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno autosufficienza ormai in energia, esportatori agricoli, sui beni minerali un po' sì e un po' no, insomma non ha bisogno dell'Africa. Quindi mantiene il rapporto con l'Africa come fatto puramente strategico, la Cina come fatto essenziale, e così l'Europa ha un legame stretto come ce l'ha la Cina con l'Africa, per motivi di diversa ragione. E naturalmente in Africa ci sono dei paesi che vorrebbero fare la potenza regionale. L'Egitto, per parte della Libia, no?
che è considerata egiziana, no? Da tutto l'Egitto, però rimane di una fragilità estrema. La Nigeria, nonostante gli abitanti, non riesce a essere potenza regionale perché in sé è sfasciata, quindi l'Africa rimane terreno aperto a questo discorso di potenza regionale. E un altro punto interrogativo è l'America Latina, cioè che andava verso una sua coesione e differenza con Bolsonaro, il rapporto con gli Stati Uniti invece si va rafforzando e quindi può entrare nell'area regionale molto vasta degli Stati Uniti. Esiste un'area di potenza regionale europea? E questo è l'ultimo punto interrogativo, perché è estremamente interessante. Nel mondo che si è creato con un'enorme evoluzione degli Stati Uniti rispetto all'Europa, quest'area assolutamente c'è e sarebbe necessaria. Perché c'è? C'è perché, pensiamo nella mia vita, no? Il diverso atteggiamento dei presidenti degli Stati Uniti. La famiglia Bush era europea, poi destra, sinistra, mettetela come volete, ma era proprio europea. Clinton un po' meno, ma lo è diventato studiando a Oxford e con una certa raffinatezza intellettuale. No? Poi è arrivato Obama, per cui l'Europa era un punto qualsiasi del mondo, mai anti-europeo, anzi nell'ultima fase più simpatizzante. Però per Obama, in fondo, Singapore e Amsterdam erano la stessa cosa. Poi è arrivato un presidente invece che, nell'ambito che ho descritto prima io, mette anche l'Europa come avversario politico, come concorrente a tutto campo, no? Vuole che spenda di più militarmente, ma nello stesso tempo vuole che la NATO non cambi la natura ma sia totalmente americano, e soprattutto non vuole l'Europa come concorrente di carattere economico. No? Le continue battute sulle automobili tedesche, come ha gioito nel mettere 7,5 miliardi di imposte di entrata nei recenti avvenimenti, dimostrano proprio uno distacco sentimentale oltre che politico nei confronti. Quindi io credo che questo atteggiamento di Trump abbia favorito i partiti pro-europei di tutte le razze nelle ultime elezioni. No? Per assurdo, secondo me, Brexit e l'atteggiamento americano hanno fatto capire agli europei che qui siamo da soli e quindi dobbiamo in qualche modo attrezzarci in questa realtà mondiale che è così cambiata. Però fra il dire e il fare c'è il meglio e il male. Ancora questo lo si vede assolutamente poco. Negli ultimi 2 anni della scorsa commissione la Francia e la Germania in teoria hanno agito assieme, in pratica ognuno ha fatto assolutamente la sua politica. La Francia si è presa il monopolio della politica estera, ha bombardato la Siria senza dire alla Germania, in Libia sappiamo quello che ha combinato, in Libano, nonostante noi sosteniamo lo sforzo di pace, non c'è neanche, non uso il verbo che si dovrebbe usare in questo caso, e allora la Germania ha risposto come rispondono i tedeschi: tu ti prendi il monopolio della politica estera, io mi prendo il monopolio della politica economica, e tutte le proposte di Macron sono state regolarmente bocciate dai tedeschi. Adesso la nuova commissione è più un punto interrogativo, è stata fatta con accordo franco-tedesco, non c'è alcun dubbio, però anche con tutti i problemi, incertezze, tensioni, smarcamenti che noi stiamo verificando in queste ultime settimane. Ma quindi pongo il punto interrogativo sperando che sia data una risposta con un punto esclamativo. Ma che cos'è l'area regionale europea? No? Prima di tutto è una definizione dei confini d'Europa, e qui vediamo già i dissidi. Per me il veto di Macron a cominciare i negoziati con la Macedonia, con Macedonia del Nord e con l'Albania è una follia autentica, cioè proprio
non ha alcun senso. Io sono poi del parere opposto, che i balcani dovrebbero essere subito inseriti, tanto sono meno dell'1% del prodotto naturale lordo europeo. Dobbiamo chiudere coi confini e preparare quella che è una politica regionale, che significa il Mediterraneo. Per l'Europa la sua sicurezza è il Mediterraneo. E qui però io ho avuto esperienze estremamente negative, anche delle piccole cose, no? Cioè, proponendo di fare le università miste nord-sud, qua studenti, qua professori, proponendo la Banca del Mediterraneo, no? Tutto il discorso dei protagonisti del nord Europa, intendiamoci soprattutto Gran Bretagna, quindi può darsi che le cose cambino, era non ne parliamo. Allora, la politica regionale europea è quella di fare una politica estera comune, e ci siamo ancora lontani, e di creare quello che noi chiamavamo l'anello degli amici, cioè rapporti bilaterali uno per uno, dalla Bielorussia fino al Marocco. Ci vorranno 50 anni, 60 anni, 100 anni, ma rapporti di buon vicinato, definendo già da ora i confini dell'Europa, Balcani compresi, sapendo che con la Turchia, secondo me, il discorso è chiuso, anche se la retorica di qualcuno lo tiene ancora aperto, ma ormai la potenza regionale, immaginate Erdogan che obbedisce al ministro degli esteri europeo, facciamo le cose sul serio. Allora, chiuso questo, c'è una Europa che definisce i suoi confini e che apre il rapporto con l'anello degli amici. Però anche questo è aderire al cambiamento politico della nuova frammentazione regionale che c'è nel mondo, il che, e qui concludo, significa che ci saranno tante piccole, terribili guerre, perché quando si apre questo sistema il problema dei confini diventa un cattivo problema. Quindi quello che diceva il Papa, no, della guerra mondiale a pezzi, era un'analisi politica più scientifica che religiosa, insomma, ecco, perché questo cambiamento produrrà fatalmente delle guerre regionali a pezzi, per cui queste sortite, siccome non coincide l'etnia con i confini, siccome siamo in un mondo scombinato, allora se non c'è più la tensione verso la globalizzazione, è chiaro che c'è la tensione verso la definizione dei confini. E questo, ricordatevi, che porta delle piccole, medie o anche dolorose guerre. Nel caso della Libia, poi magari ci andiamo nella discussione, perché è un caso scolastico della difficoltà di risolvere questi problemi di influenza regionale, ma il caso della Turchia di questi giorni, e secondo me andiamo anche nei casi asiatici, dei conflitti fra l'India e i suoi vicini che abbiamo visto, avremo una moltiplicazione di queste tensioni di carattere regionale. Quindi non è una bella cosa. Forse il messaggio positivo è che eviteremo probabilmente una guerra mondiale, però il prezzo non sarà certo piccolo. Grazie. L'applauso parla da solo, quindi. Dunque, l'applauso parla da solo, quindi. No, sono pagati. In effetti ISPI poi insomma ogni tanto, però non fino a questo punto. Ecco, allora io aprirei il dibattito. Il professor Benedetti. Qual è la tecnica? Una domanda e una risposta, oppure alcune domande? No, ma è la casa che deve decidere. Ma forse io le raccoglierei in modo. Facciamo tre alla volta. Tre alla volta. Posso farne due? Allora, sarò temerario. Il presidente ci ha invitato a dire: ma perché Trump ha rotto il TTIP? Ha rotto? Il TTIP, il patto del Pacifico, il TTIP, o il TTPP, non TTIP. Ah, ma a questo rispondo bene. No, ma in dialetto bolognese, se sbagliai. Dunque, io credo che la risposta
la risposta ce l'ha data, ce l'hai indicata prima, sì, no, tre giorni dopo essere stata eletta. La cosa è molto semplice, quelli dell'Ohio votano, America First in un secondo, un altro senso, quelli dell'Ohio votano, quelli delle Filippine non l'hanno eletto. Questa è la visione un po' short-termista di quello che dice cosa guadagno da una parte e cosa spendo dall'altra, che è poi il ragionamento che fanno anche gli inglesi, non molto diverso, anzi esattamente uguale. La seconda domanda riguarda, non è stato nominato, parlando del Medio Oriente, non è stato nominato Israele. Sarà che sono ancora un po' sotto l'impressione, perché ieri sono stato a Ferrara a visitare, ho visto il museo ebraico di Ferrara e ho saputo una cosa che non sapevo, cioè il Colosseo è stato fatto con i soldi delle guerre giudaiche, della guerra giudaica di Tito. E una cosa strana che non sapevo, e che forse non molti sanno, è che Tito si è portato 100.000 schiavi, con il che il prezzo degli schiavi evidentemente è andato subito giù e si sono trovati con una disoccupazione strutturale degli schiavi. E Vespasiano, proto keynesiano, ha fatto le spese pubbliche del Colosseo. No, ma credo che il problema di Israele sia una cosa molto seria e molto preoccupante, perché lì in mezzo è l'unica cosa che ci è vicina, pur essendoci geograficamente più non confinante. Israele però ha stabilito negli ultimi anni un rapporto straordinariamente cooperativo con l'Egitto, cosa che da molti anni non accadeva. Gli ultimi contratti, non c'è stato scritto niente in Italia, ma sul gas, di scambio del gas. E poi, voglio dire, l'Egitto usa gli elicotteri israeliani per i terroristi del Sinai, cioè usa, chiede l'aiuto, non è che li usi lei. E quindi Israele, che si trova sempre circondato, non certo da amici, però ha stabilito alcuni rapporti meno conflittuali di prima. E il suo grande nemico è staccato da lui, ed è lo sciita, che è abbastanza distante. Per quello che prima, senza nominare Israele, ma ho fatto il punto interrogativo, se questa operazione non rompa la potenziale alleanza sciita, che era quella che metteva soprattutto a rischio Israele. Però onestamente, Franco, io non so dare una risposta, perché ci stiamo ragionando, almeno ci sto ragionando, senza avere i dati di fatto. Ecco, però credo che questo isoli un po' l'Iran, perché obbliga la Russia a intervenire in quella che era ritenuta una specie di area sciita da parte dell'Iran. Però ripeto, questo semplicemente, forse tu hai risposte più documentate, che io non le ho, ecco, onestamente. Difficile. È molto difficile. È difficile dire una linea di fatto. Di fatto l'Iran diventa un po' più lontano in questo momento, ecco, da Israele. Però mi limito a dire questo, ecco. La nuova Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, insediandosi, ha detto che la sua sarà una... Più piano e più piano. Qui non si capisce niente. Più piano. La nuova Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, insediandosi, ha detto che la sua sarà una commissione geopolitica. E 20 anni fa era lei a insediarsi alla guida della Commissione. E secondo lei quali sono quindi le differenze che fanno dire a von der Leyen che la sua sarà una commissione geopolitica? Cosa vuol dire? Sarà un nuovo approccio, un nuovo modo di vivere il ruolo dell'Europa all'esterno e all'interno? Che interpretazione dà di questa definizione? Io l'ho interpretata molto semplicemente che ha detto che vuole una commissione che conta. Questa è la mia interpretazione, perché non ne ha dato una spiegazione. Nei primi momenti qualche preoccupazione ce l'ho, perché
le bocciature del Parlamento sono state al di là di quello che era il prevedibile, insomma, no? Cioè la bocciatura della Silvicular è persona, ripeto, forse sono partigiano perché è stata la mia collaboratrice, ma di livello che io ritengo elevatissimo, è stata proprio una punizione del Parlamento contro Macron, contro i francesi, ha quindi violentemente attaccato il modo con cui la von Leyen è stata nominata. Questo è il significato di questa bocciatura. Per quello che io dico, la parola geopolitica mi fa piacere perché ritengo che l'Europa conta quando prende decisioni, che siano poi dopo attaccate come è stato l'euro, come è stato l'allargamento, eccetera, ma quando prendeva queste decisioni la gente era filoeuropea perché sentiva che c'era qualcosa dietro. Quando ha smesso e ha cominciato a giocare, e l'unica che ha tenuto è stata la banca, cioè un organismo non direttamente rispondente al popolo, e per fortuna che c'è stata la banca, no? E allora si è cominciato a dubitare sull'Europa, a dire l'Europa dei banchieri, eccetera, eccetera. Ma allora la parola geopolitica, a me è piaciuto l'aggettivo, e poi vediamo, ecco, se quando non è ancora entrata, ricordatevi che non è ancora entrata in potere, non è mica ancora stata votata, e qui c'è una classica lotta costituzionale nell'inizio degli stati nuovi fra Parlamento, fra i vari organi costituzionali. Come va a finire? Sarà interessantissimo da vedere, ma il Parlamento non ne sta perdonando una. Allora attenzione, che alcuni hanno detto, ma questo è a rischio per il discorso che gli anti-europei abbattano la von Leyen. No, perché sono file europei quelli che molti di quelli che hanno votato contro la ipereuropea Silvicular, che hanno fatto questi giochi, sono ultra file europei, e quindi è un complesso gioco delle istituzioni che devono affermare se stessa. E il Parlamento europeo, che ha pochissimi poteri, non ha il potere di presentazione delle leggi, non ha il potere di proposta, si vendica iperusando il potere che ha, cioè di fare l'esame ai commissari. E mentre dovrebbe fare l'esame ai commissari sulla loro capacità di coprire quel ruolo, gli fa l'esame politico. Questo è la vita. Comunque da Londra, Washington, aggiungerei Roma e Strasburgo, i parlamenti si stanno pigliando delle belle rivincite, va per detto. Sì, però con è qui che entra nel gioco dei primi, si stanno prendendo le rivincite, ma sono talmente frammentati fra di loro che alla fine devono chiedere soccorso all'esecutivo. Questa è, quando io dico c'è questa delega di autorità, è perché è l'evoluzione delle nostre democrazie, no? Quando pensiamo che la Germania è partita con due partiti, poi tre, poi quattro, poi cinque, poi sei, e ha messo 7 mesi a fare un governo, la Germania. Allora mi viene in mente la terribile battuta che mi fece un accademico cinese dicendo: voi siete finiti perché avete elezioni comunali, regionali, provinciali, nazionali, europee. E dico, ci siamo affezionati, no? E la risposta è: capisco, forse anche noi, perché poi ti dicevano sempre così, no? Forse anche noi, però i vostri governanti pensano solo alle elezioni prima, non a quelle successive. Quindi i problemi vostri sono come i nostri, ci vogliono 10 anni per una riforma sanitaria, per avere i risultati. E se voi volete i risultati il mese dopo, siete finiti. E allora mi sono dimenticato di dirvi una cosa che io ho nella testa, anche qui non provata. Quando è che è cambiato il mondo? Cioè, in tutti i cambiamenti uno cerca la roba simbolica, no? È cambiato, dunque, quando io parlavo con i dirigenti cinesi,
sia come Presidente del Consiglio che come Presidente della Commissione Europea, ho avuto tantissime occasioni, o il Presidente o il Primo Ministro partiva sempre dicendo: voi dovete capirci, noi siamo un paese in via di sviluppo, abbiamo questo grande sforzo, siamo 1,4 miliardi, come se fossimo il modello. Il discorso di Xi Jinping, lo pronuncia l'emiliana, scusatemi, all'ultimo, al 19° congresso del Partito Comunista, è stato straordinario. Ha detto: noi consegniamo e voi no. Tutto il mondo guarderà a noi e non a voi. Nella sostanza, questo è stato il discorso che lui ha fatto. Lo prendo come simbolo del cambiamento, di quello che vi ho detto prima, no? Poi ce ne sono altri, ma questo mi ha dato nella testa l'idea di: ecco, qui c'è formalmente il simbolo del cambiamento. Ecco, queste sono le cose. E allora il problema di rendere una democrazia operativa, di far ritornare la gente nel gioco, è un problema grosso, perché oggi la democrazia liberale c'è solo in Europa. E nei suoi figli, dicevo fino a 3 mesi fa, l'Australia e il Canada. Le ultime elezioni australiane sono andate in mezzo. Quindi, per quello che dico, c'è qualcosa di urgente da fare nel ripensare la nostra democrazia, no? Cioè la raffinatezza della nostra società, che ha cambiato il menù, no? Prima democristiani e comunisti, democristiani e socialisti, due menù molto caratterizzati, adesso il menù non c'è più il pranzo della mensa, no? Adesso ci sono tutte le cose, i verdi, i mezzi verdi, gli europeisti, gli anti-europeisti, ci frammentiamo in modo che la composizione, e allora il Parlamento diventa più forte, poi litiga, e l'esecutivo dice: adesso risolvo i problemi. Senta, sugli equilibri geopolitici, il continente indiano è un'opportunità per le aziende, chiaramente a livello economico italiano, ma sarà anche un competitor temibile? Grazie. Ma molti descrivono l'India come la nuova Cina, no? Negli ultimi anni il tasso di sviluppo è stato buono, non c'è dubbio, ma fra pochi decenni, pochissimi, sarà di gran lunga il paese più popoloso del mondo. Si prevede che nel 60 avranno 1,7 miliardi di abitanti e la Cina 1,480-1,450. Però la struttura è totalmente diversa, cioè abbiamo problemi razziali, problemi religiosi, problemi linguistici, problemi, cioè l'India ha delle grandissime eccellenze, ma come paese è ancora molto frammentato. Modi, e vi dicevo anche con dei passaggi fortemente autoritari, sta cercando di stringere i freni della ma non ha la stessa forza di Pechino, no? Cioè la Cina, io la uso a descrivere, parlavamo prima con Magri della magnifica trasmissione di Angela sulla Sicilia e sul Gatto Pardo di sabato scorso, no? E se io devo descrivere la Cina in sintesi, dico che la Cina è l'opposto di Palermo, no? A Palermo tutto doveva cambiare a ciò che tutto rimanesse uguale, a Pechino tutto deve rimanere fermo a ciò che tutta la società deve cambiare, no? L'India non riesce a fare questo stesso fenomeno perché non c'è un tutto come c'è in questo momento in Cina. Quindi bene lo sviluppo indiano, me lo auguro, pongo dei punti interrogativi sul fatto che possa affiancarsi alla Cina come terzo protagonista del mondo. Sarà un coprotagonista, ma a livello difficilmente così. Ecco.
domanda molto sciocca. Io sono una persona di ricerca, non sono una geopolitica o una politica, non vivo neanche in Italia. Però se, può parlare ad alta voce. Secondo lei ci sarà un nuovo poliziotto nel mondo? Un governo che coordina tutte, tiene i fili di tutte queste complesse dinamiche? No. No, e perché gli Stati Uniti, questo lo devi fare facendo anche il poliziotto sul terreno, e gli Stati Uniti non tollerano più l'arrivo di cadaveri dal resto del mondo. Gli Stati Uniti possono non avere più il potere di decidere. Ci può essere qualcuno tipo la Cina che potrà... Ma neanche per sogno, neanche per sogno. La Cina è uno strano paese. Ricordatevi che quando la Cina fu al massimo del suo potere, autodistrusse la sua flotta che dominava il mondo. Uno degli episodi storici ancora, ma perché riteneva che non tenesse proprio, come mossa politica lo fece, che non tenesse nella... e facevano i galeoni molto più grandi che non, dicono almeno gli storici, io non c'ero, ecco, sono vecchio ma non c'ero. Questo è... Per il suo intervento, mi chiedevo se poteva darci la sua opinione sull'impatto effettivo del progetto cinese della nuova via della seta, quindi al di là del mandato economico e infrastrutturale in questa globalizzazione del paese. Grazie. La via della seta è uno dei grandi, da un lato è una proposta politica intelligentissima che di per se stesso non può che avere un significato positivo, no? Investiamo nei paesi vicini, eccetera, eccetera. Dall'altro lato viene portata avanti in modo molto più autocentrato da parte cinese di quanto non pensassi. Cioè, per avere il significato politico che aveva, dovrebbe essere molto più condivisa. Infatti l'ho detto più volte, dico, ma non esiste un progetto, voglio dire, euro-cinese, la Cina, che investe per ora in modo massiccio nei paesi vicini, in Pakistan in questo momento l'investimento cinese è impressionante, nel Kazakistan ci sono le zone di confine che si stanno industrializzando a una velocità enorme, ma tutto esclusivamente sotto direzione cinese. Secondo me questo è un errore politico perché fa mancare l'aspetto positivo della proposta, no? Che era ritorniamo agli antichi rapporti, creiamo, ricreiamo questo legame che c'era fra l'Europa e l'Asia, e tutto questo accompagnamento musicale che c'era nella proposta della Via della Seta non si sta verificando come io pensavo. Però come rafforzamento della presenza cinese nei paesi vicini è forte. Vi assicuro che il Pakistan in questo momento dipende sempre di più dalla presenza cinese, il Kazakistan uguale, non solo l'Uzbekistan, immagino, ma ecco, questo è quello. Parola su Brexit, tu come presidente hai sperimentato da vicino quanto è difficile governare con dei partner come l'Inghilterra, per i motivi che sappiamo. Tuttavia, sei convinto oggi che al di là delle follie di Johnson, ma la Brexit sarebbe una cosa buona per gli equilibri intraeuropei, o, come tendo a temere io, perdere questo protagonista che ha la tradizione, non solo della forza militare, ma anche della cultura, del senso civile, perdere l'Inghilterra come protagonista dell'Europa politica, tanto più in questo quadro di allargamento a soggetti come gli ultimi entrati o entranti estremamente fragili,
non potrebbe essere un pericolo, diciamo, per la costruzione di una vera... Beh, se io peso pro e contro, io avrei ferocemente votato contro la Brexit, quindi ritengo che sia una perdita, perché primo, è il più potente esercito europeo, secondo, ha una struttura di ricerca innovativa straordinaria, terzo, c'era un mercato finanziario competitivo con New York e soprattutto mezzo mondo, cominciando dall'India, guardava all'Europa con gli occhiali anglosassoni, no? Quindi la ritengo. I comportamenti britannici, poi però ve li auguro io, perché poi ho una convinzione un po' particolare, che uno dei fatti, ma questo appartiene un po', bisogna anche alleggerire la situazione, che è un fatto freudiano, perché il padre di Boris Johnson era il più grande filo europeo britannico, era nel club del coccodrillo quando i 20 filo europei si riunivano. Ora, che il figlio abbia inventato l'antieuropeismo popolare, secondo me è Freud, non sono i problemi, ma può essere casuale un fatto del genere, secondo voi? Può essere casuale, perché è stato Boris Johnson che da giovane giornalista ha cominciato a mettere in ridicolo la Commissione. E il ridicolo in politica è uno strumento. Guardate che Ricchi può testimoniare, tutti i giorni i tabloid inglesi dicevano che io ero un analfabeta, un po' deficiente, eccetera, no? E così via. E queste sono, vi assicuro che, infatti, quando in questi giorni, e perfino il Financial Times seguiva queste cose, quando negli ultimi mesi ho visto il Financial Times così terribilmente fiero europea, li avrei bastonati. Perché dico, ma come avete creato voi l'opinione? E allora, passato 5 anni della Commissione in cui i commissari britannici erano diventati filo europei perché il gioco di squadra li aveva presi, e l'ambasciatore britannico giocava invece all'eccezione britannica. E ogni giorno io avevo questa situazione, vi assicuro, che non era gradevole. Ecco. Detto questo, io poi ritengo, come hanno fatto, non dimenticate che i britannici hanno fondato l'EFTA contro l'Unione Europea, e quando hanno visto che il mercato comune funzionava e l'EFTA no, hanno chiuso una bottega e ne hanno aperto un'altra. Quindi, secondo me, se vanno fuori, fra 10 anni ritornano dentro. Questo è quello che io penso poi. Quindi abbiamo pazienza e amo. Professore, come ci ha ben illustrato, è inconfutabile la crescita della Cina. La Cina però presenta anche qualche punto di debolezza. Potrebbe spendere qualche parola in merito a questo per darci qualche punto speranza? Punto di debolezza. Ah, enorme. Come tutti i corpi rigidi, la debolezza è enorme. Quali sono quelli che oggi si vedono? Quello politico di tenuta, vabbè, che sappiamo bene, i diritti umani, eccetera. Sono l'iperinvestimento che tiene un'economia artificialmente elevata, soprattutto nel real estate, andando in treno attraverso la Cina, per centinaia di chilometri si vedono dei grattacieli con le luci spente di notte. Uno dice, o chiudono la luce oppure è invenduto. Secondo me non è che chiudono la luce tutti, perché quelle di città hanno la luce accesa, ecco. E quindi un enorme sovrainvestimento in tanti settori, sia pubblico che privato. Secondo, la struttura finanziaria bancaria, che è ancora precaria, e quindi con questi dati di incertezza. Terzo, le spese delle province. Lancio che chi lo sa, insomma, no? Ci sono degli aspetti estremamente sconosciuti nei bilanci pubblici delle province cinesi. Quindi abbiamo questi tre aspetti, macro e micro, che portano un discorso di debolezza
economica estremamente forte. Nello stesso tempo i progressi nella produttività sono stati impressionanti. Cioè, insomma, nella mia vita ho la mania di visitare le fabbriche e vi assicuro che il cambiamento delle fabbriche cinesi è incredibile. Cioè, oggi trovate delle tecnologie che sono fantastiche proprio in settori, parlo anche di settori elementari, no? Parlo delle mie piastrelle, o l'altro giorno, la scorsa settimana ho visitato la fabbrica di condizionatori. Allora evidentemente questa capacità di assorbire tecnologia e di renderla prodotto c'è, che è un fatto asiatico, no? Il primo nel mondo è e rimane la Corea. Ricordate che noi la nominiamo poco, ma se mi chiedete qual è, come economista industriale, il paese al mondo capace di trasformare la scienza che sviluppano altri in prodotto che sviluppano lei, vi dico, la Corea li batte tutti, perché 50 milioni di abitanti, 7 settori in cui è leader mondiale, dai dissalinatori ai cantieri navali specializzati, quarto nell'automobile, nel televisore, nel brown, nel white, dei chips specializzati, insomma, la roba. E la Cina ha caratteristiche simili, è a 1.400.000.000 di abitanti. Allora in questo senso dico, però è corpo rigidissimo e lo si vede nel problema di Hong Kong, no? Che è molto interessante Hong Kong, anche se non è descritto benissimo dagli osservatori nostri, solo alcuni, no? Anche del mondo cattolico l'hanno descritto abbastanza bene, vedevo sul Regno stamattina l'articolo, perché è insieme, prima di tutto contro la Cina per i problemi giudiziari, no? per prendere la competenza su cose che lo statuto dava, ma c'è una fortissima componente sociale, cioè a Hong Kong la differenziazione è diventata molto più forte, il costo della vita è diventato elevatissimo, per cui ad esempio i grandi tycoon, i grandi imprenditori come Li Ka-shing e gli altri erano adorati dalla gente, adesso sono odiati. Cioè c'è questa mistura per cui io purtroppo non vado a Hong Kong da 3-4 anni, quindi non riesco a capire bene, ma questa mistura era dentro a Hong Kong da parecchio tempo, capite? E non so come si mescoli oggi, non so come si mescoli oggi. Buonasera, allora, prima di tutto grazie mille per i numerosi spunti a cui abbiamo assistito oggi. La mia domanda era sull'Algeria. Dal momento che nel 12 dicembre si terranno le elezioni volute dal capo di Stato ad interim Ben Salah, e volevo sapere, visto che l'Algeria è uno dei paesi con una delle popolazioni più giovani, il 55% ha meno di 30 anni e il 45% ne ha meno di 18, volevo sapere se potevano esserci magari dei risvolti anche a livello dal punto di, cioè, visto che comunque l'Algeria è uno dei paesi che si affaccia sul Mediterraneo, e quindi non lo so, pensavo a un possibile non cambio di regime e di conseguenza, non lo so, potrebbero esserci magari una situazione sfavorevole e quindi una situazione di continuità con quello che sta succedendo e che è successo potrebbe portare a nuovi sbarchi provenienti dall'Algeria. Credo di essere stata poco chiara. No, è stata chiarissima. È l'Algeria che è poco chiara, non lei. Perché è una situazione molto, molto complessa e molto particolare. Cioè, Bouteflika
un leader di un'intelligenza straordinaria e furbissimo, negli ultimi anni è andato degradando proprio, e poverino, l'ultima volta che l'ho visto era proprio fisicamente incapace di... E attorno a lui si è ulteriormente irrobustito una serie di fra militari, servizi segreti, una serie di poteri che lo hanno espulso lui. Questi hanno cominciato a giocarsi il potere, no? Le rivolte popolari, non violente ma lunghe, hanno cominciato un po' a sgretolare questo gruppo un pochino. Il fratello ha perso il potere, poi il nome dei generali non ve lo so dire, uno ha battuto l'altro, eccetera. E si è formata una strana situazione che è dimostrante, o perlomeno l'opposizione, chiamiamola così, pensa che comprando tempo prima delle elezioni si normalizzi la situazione. E il governo ha voluto invece le elezioni il 12 dicembre, no? Ma li voleva assai prima, no? In modo da poter avere più probabilità di controllare il paese. Come andranno le elezioni non lo so, le elezioni penso che ci saranno. Ritengo molto complicato un avvento di democrazia rapido, perché i partiti non si sono formati, non hanno contrasti fra di loro, però siamo in questa situazione delicata che vi ho descritto. Certamente l'Algeria è più avanti sociologicamente, culturalmente, rispetto alla situazione parallela del Sudan che c'è stata, in cui invece il potere si è riannodato con più sicurezza. Però, come vi dicevo prima, scusate, queste democratizzazioni avrebbero bisogno di una speranza, di un aiuto. L'Algeria in fondo è figlia dell'Europa ed è assolutamente abbandonata dall'Europa. La Francia ha interessi stretti ma ha paura a metterci il naso. L'Italia, che sarebbe abbastanza amata con l'Algeria, non ha mai avuto niente a che fare, e quindi speriamo che questi sforzi democratici trovino una unità fra di loro. Io più di questo non riesco a sapere dell'Algeria, ecco. Dico solo che, parlavamo prima della Cina, cinesi in Algeria hanno fatto interessantissimo, diceva Bouteflika, abbiamo bisogno di case popolari, no? Perché, come ha detto lei, è un paese di giovani, di ragazzi. Abbiamo fatto un grandissimo appalto perché i soldi del petrolio ci sono, i cinesi hanno fatto il prezzo a metà dell'Italia e della Francia, sono venuti 25.000 cinesi. Ogni anno, è bellissimo il quadro, 5.000 cinesi smettono di fare i muratori, gli architetti, i giardinieri, si fermano in Algeria, si sposano con le ragazze algerine e mi dice a Bouteflika, danno quel minimo di imprenditorialità di cui ho bisogno, no? La riparazione dell'automobile, eccetera, eccetera. 5 anni dopo gli ho chiesto, proprio l'ultima volta che l'ho visto, che era malmesso ma la testa ancora ragionava, dico, come va con i cinesi? Dice, proprio come le dicevo, adesso abbiamo 25.000 cinesi che sono cittadini algerini, sono andati qui. E allora la penetrazione è interessante, ecco. Cosa che non capita nell'Africa subsahariana, non ci sono matrimoni misti. Mi
dispiace deludere i molti che hanno ancora chiesto di parlare, ma purtroppo il tempo è tiranno. Io volevo fare, avvalendomi delle prerogative presidenziali, un'ultima domanda, che è questa. In un mondo senza ombrelli protettivi, il multilateralismo è in crisi, l'Unione Europea alla ricerca di se stessa, la NATO insomma ha perso la propria identità già qualche anno fa, come si promuove e qual è l'interesse nazionale italiano? Da solo non esiste la promozione, cioè noi possiamo tenere queste posizioni che colpiscono paese per paese solo se abbiamo la forza che ha l'Europa, se ci mettiamo in questa, perché ancora l'Europa è il numero uno nella produzione industriale nel mondo e il numero uno nell'export, con tutto quello che ho detto di debolezza politica. Allora nei trattati possiamo rispondere all'attacco con l'Airbus, con l'attacco con la Boeing, faccio per dire il parallelo, e noi abbiamo sempre tenuto con gli americani, e questa abbiamo avuto tante esperienze con la nostra commissione, perché c'erano piccole controversie a confronto a quelle di oggi, ma riuscivamo a fare la contromossa nel modo più forte possibile, cioè mi ricordo in una controversia quando gli americani proposero un'imposta, non mi ricordo se era su degli elettrodomestici, non mi ricordo più, ma mi ricordo la nostra risposta fu con le mandorle della California, perché i parlamentari californiani che proponevano avevano tutto il loro elettorato che produceva mandorle prodotti affini, e a livello europeo si riuscivano a fare queste cose. Ecco, a livello italiano, se me lo chiede, è un po' più difficile, che noi abbiamo, la capacità di resistere con questi blocchi che sono nazionali, ma sono blocchi. E guardate che a me vengono imposti continuamente, quando Trump dice a Erdogan io ti massacro economicamente, no? Guardate che se l'Italia non fosse in Europa, io ti massacro economicamente, lo può fare in un giorno solo. Ah, e un'ultima osservazione, così rispondo, ma faccio. Guardate che c'è uno strano vento che nelle riserve mondiali, dato questo cambiamento, sta calando un po' il dollaro. Un enorme rifugio nell'oro nell'ultimo anno e qualche passaggio verso l'euro, lo yen. I russi hanno ormai il 40% delle loro riserve monetarie in euro. No, ci sono un po' ancora, ma attenzione che Trump sta dando insicurezza a questo dollaro che prima era l'arma, mi spiace di non averne parlato prima, proprio mi è scappato dalla testa.